Bene. Dopo il mio repentino ritorno a casa, posso iniziare a realizzare il mio progetto. Penso che i più veterani di Minecraft avranno già capito che voglio realizzare. In fondo diamanti, ossidiana, pelle e carta possono portare ad un unico risultato. Infatti, il tavolo per incantesimi. Questo è il mio obiettivo, perché in hardcore, avere un po' di magia addosso, aiuta. Aiuta molto. Adesso, posizionare il tavolo da incantesimi nel punto giusto permetterà anche di posizionarvi intorno le librerie. Nel corso dei vari gameplay ho notato che gli incantesimi diventano più potenti se le librerie e il tavolo sono posizionati in un determinato modo, cosa che voglio ottimizzare per questa serie. Molto bene. Visto che non si può sapere in anticipo quale incantesimo verrà impresso, posso ritenermi fortunato di aver avuto anatema e contraccolpo. Infatti anatema danneggia molto zombie e scheletri, mentre contraccolpo è unite contro i trippi perché li scaglia indietro. Visto che mi trovo in fase costruttiva, non sarebbe male realizzare anche un elmo di diamante, giusto per darmi quel pizzico di protezione in più. Naturalmente, solo la magia non mi permetterebbe di sopravvivere a lungo combattendo la notte, per cui mi occorre realizzare anche un incudine per poter imprimere la magia alle mie armi e armature tramite i libri di magia che certamente troverò pescando. Inoltre, se gli scheletri mi droppassero archi incantati, troppo logorati, con l'incudine potrei fonderli insieme.
conservando le loro caratteristiche magiche. Adesso, grazie all'incudine, proverò a fondere due spade e sommare i loro poteri. Spero di avere sufficienti livelli per realizzare almeno una fusione. Ho avuto fortuna, ho potuto fondere anatema e contraccolpo. Credo sia una buona cosa mettere alla prova questa spada e accumulare un po' di livelli. E ora mi accingo ad uscire per fronteggiare qualche nemico, ma questa avventura la seguirete nel prossimo episodio. Ci vediamo presto.